Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui, ancora NBA, ancora reward, 4 premi di cui una carta rara. Abbiamo fatto una bella GV, però continuiamo con il raccordo delle fantasfighe ragazzi. Allora, cominciamo subito il racconto, ma prima di tutto, sigla. Vi ricordo ragazzi di lasciare un pollicione in su, in iscrizione al canale, mi aiutate davvero tantissimo. E in più, se dovete registrarvi qui sotto il link in descrizione, dopo che comprate 5 carte all'asta ricevete una carta omaggio. E in NBA stanno uscendo davvero davvero delle belle cartine. Qualcuno di voi mi ha mandato la foto delle carte ricevute in omaggio. Sono uscite belle 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 cartine ragazzi. Cominciamo però con la GV, vi ricordo il link qui sotto in descrizione. Iniziamo con la GV ed ecco qui, come vedete, la rara contender dove non andiamo a carta per 3 punti, ragazzi. 3 punti persi in un modo un po' clamoroso, perché? Perché Strus non ha giocato e ha preso un 28 bruttigello. Lamar Stevens, non lo commento che è meglio, cioè prima di prenderlo prendeva solo 30 e 40, l'ho preso io, non supera il 12, ma va bene così. Okoro ragazzi, cosa è successo ad Okoro? Okoro ha giocato la fine perché i Cavs stavano stravincendo. Vediamo se lo fa vedere tra l'altro. Ok, stava stravincendo. Okoro stava prendendo 19, mi sembra 19 o 18, qualcosa. Comunque tra il 18 e il 19 all'inizio gli danno un turnover e mi abbassano i 3 punti. Dopodiché fanno un ricalcolo e lo mettono a 15. Quindi si vede che in un'azione, ho visto la partita ma non ho contato i punteggi live, in un'azione hanno compuso Okoro per qualcun altro. Quindi da che ero a carta e anche di qualche punto di scarto, sono uscito. In più, ragazzi, vi volevo far vedere il meno 2 di Lamar Stevens, che non era proprio un turnover, ma va bene. Aaron Gordon, super partita da 55. Bobby Portis, anche lui sotto le sue medie. Questa è una formazione dove ambivo almeno, come minimo, alla tier 5 neanche la prendiamo. E ringraziamo soprattutto Stevens e Okoro, anche se da Okoro ha rispettato più o meno le sue aspettative, qualcosina in meno, ma Stevens è proprio schifo. Dalla Champions, qui abbiamo un bel discorso da fare, perché non vado appunto per 16 punti. Nulla da dire su Jordan Clarkson, nulla da dire su Brook Lopez e nulla da dire su Devin Vassell. Tutti hanno, chi più chi meno, rispettato le aspettative, chi si è superato tipo Vassell. La cosa che proprio è assurda è la partita che ha fatto Kristaps Porzingis. È vero che ne ha solo una e ragazzi ve lo sapete, io preferisco sempre chi ne ha due. Però è stata una cosa eclatante, aveva iniziato il primo quarto con 19 punti, 20, comunque sopra i 20, cioè vicino ai, o sopra o vicino ai 20 punti. Nei restanti tre quarti ne ha fatti 14, cioè ne ha fatti 20 in un quarto, 14 nei restanti tre, tra cui con facendo una marea di falli, quindi stando parecchio tempo più del dovuto in panchina, vista come si era messa la partita, proprio per via dei falli. Infatti giocato 33 minuti e come vedete 5 falli, 3 turnover. Quindi Porzingis, che da cui mi aspettavo almeno un 50, quindi 20 punti che mancano al premio, distrugge con un 34. E stessa cosa va Patrick Williams, che va molto sotto le aspettative. È vero che aveva due partite difficili, ma anche lui aveva iniziato a bomba il primo quarto, dopodiché è stato un calare e quarto dopo quarto per quanto riguarda il punteggio. Limited Western, dove non avevo aspettative semplicemente per un motivo: avevo MVP Kawhi Leonard, che speravo giocasse poco la prima e di più la seconda perché sta tornando l'infortunio, invece ha giocato poco la prima e poi ha avuto una ricaduta. In più sono rotti Michael Porter Jr. e Murray alla seconda, come vedete hanno giocato zero. Klay Thompson ha riposato alla prima, ma lo sapevo prima di schierare. E John Wall partita, cioè comunque questa è una squadra senza pretese, ho messo proprio gli scarti di lusso che avevo, sperando magari di allineare i pianeti. Niente speranza, infatti è andata male. Limited Contender, qui prendiamo una T3 ragazzi. Una T3 arrivata in un modo un poco sfortunato dal punto di vista del potenziale della squadra. Perché? Perché erano tutti giocatori da potenziali alti. Ma cosa è successo? Caleb Martin ha strafatto proprio.
E il 54 ha strafatto, non me lo aspettavo, quella è stata una botta di fortuna, il 54 di Caleb Martin. Il problema è che è arrivato in un momento in cui serviva poco. Ben Simmons ha rispettato le aspettative, mi aspettavo un 45 più o meno contro Philadelphia, ne ho fatti 49, ci sta. Il problema sono stati Hart pari alle aspettative, il problema sono stati Jalen Smith e Sam Hauser. Allora, Jalen Smith si è rotto. Per la terza volta di fila, quando ho schiero, si rompe Jalen Smith in partita. Ha giocato solo 14 minuti, 22 minuti. Si è fatto male. E si è portato questo 14. Prende dal primo quarto in poi. Si è portato il 14 dietro. Non ha più aumentato. E quindi niente. Qua va a giocare 17 minuti alla prima. E va bene così. Sam Hauser invece è stato problematico. Perché? Perché ha iniziato con 9 punti nei primi minuti che ha fatto. Dopodiché è rimasto completamente fermo. Ho visto pure questa tutta la partita. È completamente uscito dal gioco di Boston. Per quanto Boston abbia giocato un partitone, Sam Hauser è uscito dal gioco di Boston. Non mi aspettavo tanto contro Dallas, bensì contro Chicago, in cui ha fatto ancora peggio. Quindi Sam Hauser ci ha accordato, perché da Sam Hauser almeno un ventello me lo aspettavo. E col ventello andiamo tier 2 alta. La tier 1 non ci saremmo mai arrivati con questa squadra, ma non era quello a cui ambivo, però ambivo una tier 2 molto alta. Invece arrivo una tier 3, va bene così. Squadra dove avevo ambizioni altissime è sempre al limite dei Champions. È la squadra migliore che schiero perché c'è la possibilità di vincere carte rare. Così è, prendiamo una T3 rara. Il problema è come è arrivata. Perché? Perché i due giocatori da cui mi aspettavo più degli altri per le partite che avevano e per la forma che hanno fatto di meno di quanto dovessero fare. Allora, il primo è Fox, De'Aaron Fox, comprato apposta per questa GV. Rispetto alle aspettative, mi aspettavo un partitone. Anzi, mi aspettavo due partitoni, ne ha fatto solo uno. Però a noi quello serve. Anzi, meglio se ne fa uno altissimo e uno basso, così che il cap non sale di troppo. Darius Garland, stessa cosa, mi aspettavo due partitoni. Invece, se guardate, gli Atlanta Hawks ci hanno fermato tutti i giocatori in questa GV. Partitaccia contro Atlanta, che poi partitaccia, ha fatto un partitone ma ha fatto una marea di turnover, mi pare 10 punti, 16 punti di turnover, ragazzi, sotto turnover, quindi ha perso 16. Questo era un 44, quindi andava pari, ha perso 16. Il 43 arriva contro Portland. Contro Portland ha giocato un partitone, il problema qual è stato? Che Cleveland è passata avanti di tanto quasi subito. Cioè non ci stavamo partita, e quindi Garland, per quanto abbia giocato comunque tanto, ha riposato alla fine, ha riposato durante, ha fatto qualche cambio in più del solito, quindi magari quel 50-55 che mi poteva aspettare una delle due partite, visto che ragazzi, Garland è un giocatore che mi piace di più da guardare, è clamoroso. C'ha abbasso un po' la webcam se non si vedono i voti. C'ha un po' tradito da questo punto di vista, però il 43 nulla da dire. Quello che ci ha tradito è Magic Luka. Luka Magic ha preso un 58. Ci ha tradito perché? Perché vabbè, da Luka mi aspetto sempre dei partitoni. Così non è stato. Ha iniziato molto molto sottotono contro Boston. Poi vabbè, gli hanno annullato una tripla clamorosa. È roba così, però. Mi aspettavo di più da Luka Doncic, 58 che comunque ce lo prendiamo. Va bene, non è stato questo il problema della squadra, bensì il giocatore che viene dopo, Evan Mobley, ragazzi. Evan Mobley, mi aspettavo due partitone, perché aveva due partitone dove un giocatore come lui sulla carta era molto molto positivo. Non le ha sbagliate entrambe perché la seconda ha giocato davvero bene. Ha sbagliato completamente la prima. La seconda l'ha giocata bene, ma non ai livelli che mi aspettavo. Io da lui mi aspettavo quasi un 50. Cioè, mi aspettavo più da Mobley in questa GV che non da Garland, visti i matchup. E invece ci prende un 35. Tra l'altro, giocando non benissimo. Meno 4 pure di turnover. Ha fatto due turnover pessimi. E niente da dire, questi sono stati quei 20 punti che mi aspettavo in più o meno da Mobley, e quei 20 punti ci avrebbero portato a T2 rossa alta, che comunque sono carte molto molto buone. Altro risultato che mi aspettavo un pelino migliore, Jonathan Kuminga. Kuminga me lo aspettavo migliore semplicemente perché alla prima era il talento in campo insieme a Jordan Poole, che poi ho messo nelle comuni e ha fatto schifo Puggio di Kuminga, però mi aspettavo almeno un quarantello, è andato sotto di poco.
8 punti si sentono in queste competizioni, 8 punti in più fanno tanta differenza, però quello che proprio ci ha rovinato tanto la squadra è stato Evan Mobley. E comunque un 129esimo posto e una tier 3 rara, è solo che avevamo un'ambizione un po' diversa. Dalle comuni non arrivare World, per quanto abbiano fatto bene in tanti, ecco qua, proprio qua, vediamo 67 punti dalla Limited, Nikola Jovic e Jordan Poole, soprattutto Jordan Poole, completamente sotto le attese. Anche CJ McCollum, che però si è rotto, quindi fa poco testo. Questi sono quindi le formazioni, i premi che abbiamo ricevuto. Andiamo a vedere che cosa troviamo, ragazzi. Abbiamo una tier 3, una tier 4 comuni, che schifo. Andiamo però a vedere cosa troviamo. Dallas, Guardia, Dinwiddie, Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie, ragazzi. Dinwiddie non è male, anzi, penso che una tier 3 è buono. Old Estate, Centro, Looney, no, Jace, Wiseman. Andiamo con la Tier 3 Limited, ragazzi. Nets, Forward, O'Neal. Ci posso stare, Rayson Hill. Ci posso stare, ragazzi, ci posso stare. Ora è qua, qua deve uscire il giocatore buono. Qua deve uscire il giocatore buono. Già che sono Wizards, Forward, Kispert. Allora, mi va bene perché è un grande talento Corey Kisper. Non penso costi tantissimo. Non penso costi tantissimo. Non penso costi tantissimo. Corey Kispert, ragazzi, non penso costi tanto. Viene da un 14. Andiamo a vedere, dai. Prezzo minimo, rara. E infatti 5-6-8, male male Kispert. Male male. E vabbè, male male. Sono sempre 65 euro. Speravo meglio, volevo almeno un 0,07 da questa GV. Però va bene così. Andiamo a vedere l'altro. Abbiamo trovato Nil. Abbiamo trovato Nil. Vediamo un po'. O'Neal a quanto sta? Penso un 0,02. Nemmeno 0,015 80 € fra tutti e due, ragazzi. Dai, più o meno va bene. Se col fatto che stiamo andando sempre a premio ogni GV, mi sta bene perché 80 € ogni GV ci metto la firma, ragazzi. Vediamo adesso. Altra GV si sta per schierare. Vediamo un po' come va. Già stanotte c'è una marea di partite e iniziamo a scoprire come si mette la situazione. Io vi ringrazio come sempre, ragazzi, vi ricordo che il link qui sotto in descrizione per registrarvi su Sorare, vi consiglio ovviamente di farlo anche solo se giocate con le comuni. È davvero il momento di entrare, soprattutto sull'NBA, perché ci sono premi favolosi. E ragazzi, noi ci vediamo domani con il prossimo video. Grazie mille come sempre. Ciao ciao, ragazzi.